Buongiorno a tutti. Oggi è domenica 22 marzo. Io sono Lucio Yoshin Morra, sono monaco responsabile del Dojo Zen Sanrin di Fossano, praticamente un parroco di campagna. Rispondo alla simpatica iniziativa del maestro Tetsugen, presentandovi un libro. Si tratta della La vita e le lettere di Tofu Roshi. Edito dall'Astrolabio, Bubaldini, editore. Roma nell'89. L'autrice è Susan Moon, che il monastero il Cerchio di Milano ben conosce, perché so che l'hanno che è stata invitata da loro nel 2016. È un libro di un umorismo zen autentico. E lo zen, come sappiamo, è uno sviluppo del Chan cinese che nasce dall'incontro del buddismo indiano con il taoismo cinese, un incontro improbabile, quasi paradossale, perché non c'è nulla di più distante, in qualche modo contrapposto, che il pensiero indiano da quello cinese. Eppure lo Zen deve le sue origini proprio a questo improbabile incontro, che ha reso possibile di salvaguardare, grazie al taoismo, l'essenza originaria del buddismo. E viceversa, grazie al buddismo, di salvare l'essenza originaria del taoismo. Il buddismo rappresenta nello Zen la parte seria, filosofia, l'etica. Il taoismo rappresenta nello Zen la parte allegra, paradossale, scansonatoria, e questa è l'atmosfera di questo libro, in cui Susan Moon racconta il suo percorso nella pratica dello Zen presso un centro che si chiama Centro Zen Nessun Senso, il suo incontro, della sua relazione, del suo rapporto con il maestro Tofu Roshi, a partire da un loro primo incontro presso una scuola guida in cui Tofu Roshi stava rifacendo il corso per la patente, perché aveva imboccato un senso unico in direzione vietata, e si giustificava dicendo: esiste un unico senso. Poi si rincontrano in un corso di danza e infine presso la lavanderia del divino Candore, che più volte verrà citata durante il libro, anche perché alla fine del libro il maestro Tofu Roshi lascia la sua mansione di abate del centro Zen Nessun Senso per diventare il direttore di questa lavanderia. Il libro è impostato in maniera anche molto simpatica. In sette capitoli si alternano le vicissitudini di Susan, la pratica del suo dojo, con delle lettere che Tofu Roshi, a cui Tofu Roshi risponde su una rivista locale,
un po' come quelle rubriche dei consigli, eccetera. Insomma, in generale sono lettere, domande che gli vengono poste su, in generale sulle questioni di un cammino spirituale a cui lui risponde in maniera puntuale. E quindi ogni capitolo alterna una parte di racconto delle vicissitudini a delle domande e risposte a queste lettere. Beh, innanzitutto per parlarvi brevemente di Tofu Roshi, faccio riferimento all'incipit, o meglio all'inizio della prefazione di Graham Wilson, che dice: molti maestri, nella loro presunzione, si vantano a vuoto di non sapere niente, ma l'unico ad aver raggiunto l'ignoranza totale è il Tofu Roshi. Inoltre, solo Tofu padroneggia l'arte di trasmettere il proprio stato immacolato a coloro che sono pronti a riceverlo. E non si tratta fa soltanto del fatto che l'insegnamento di Roshi è assolutamente svuotato di contenuto e di qualunque indizio di significato. Molti altri maestri sono allo stesso livello. L'aspetto più notevole è l'impossibilità di ricordarne anche una sola parola o di capire se ne ha mai detta una. Le registrazioni non servono, dato che le cassette dei suoi Teisho non contengono altro che colpi di tosse in sottofondo, fruscii di cuscini o il paziente ronzio dell'aria condizionata. Questo è Tofu Roshi. Brevemente, soltanto una di queste lettere, con la relativa risposta, per dare l'idea del tono di questa corrispondenza. Caro Tofu Roshi, studio buddismo zen in un centro dove solo il monaco ordinato si rasa la testa e nessun altro. Il mio problema è che sono completamente calvo. La gente pensa che anche io sia un monaco, e in mia presenza assumono un comportamento molto spirituale, camminano in punta di piedi e parlano a bassa voce. Oppure, il che è peggio, pensano che mi rado la testa per fingermi un monaco. A volte mi chiedo se il nostro monaco vero non sia invidioso del mio cranio lucente, luccicante. Il suo invece ha un po' di peluria. Mio nonno diceva: Dio ha fatto poche teste perfette e le altre le ha ricoperte di capelli. Come posso chiarire il malinteso? Credi che debba affrontare un trapianto? Firmato, calvo ma non illuminato. Risponde Tofu Roshi: Caro calvo, non credo che basti un trapianto, ce ne vorrebbe qualche migliaia o giù di lì. Ma non è necessario, non è detto nel sutra, nessun occhio, nessun orecchio, nessun capello, nessuna lingua, nessun corpo, nessuna mente. Non lasciarti prendere per nessun naso dalla gente con niente cervello. Ecco, questo è il tenore del libro. Sarà particolarmente apprezzato da chi lo Zen lo pratica presso un dojo, perché tutti i riferimenti sono molto appropriati, molto appartengono all'esperienza diretta di chiunque, pratica concreta di chi lo Zazen lo ha praticato, quindi la possibilità di riconoscersi. Vorrei terminare comunque questo mio intervento con una breve poesia che viene citata, sono tre versi, che dice: più uccelli vogliono lo stesso ramo, un fiore di ciliegio a metà caduto. Ho dimenticato cosa volevo dire. Beh, questa direi che è una buona sintesi del libro, di questo libro, che consiglio vivamente a tutti. La vita e le lettere di Tofu Roshi, Susan Moon, Astrolabio, Ubaldini, editore, 1989. Grazie per l'attenzione. Buona giornata.